Buonasera Buonasera! a tutti, bentornati. Bentornati su Radio Fra le Note. Noi siamo Elisabetta e Angel, ballerini di Gesù della Holy Dance. associazione di promozione sociale. E per chi non ci conoscesse ancora, la nostra associazione ha un carisma molto particolare, che è quello della danza, ovvero noi ci avviciniamo a Dio. Lo conosciamo scrutando la parola, ma approcciandoci alla parola attraverso il nostro corpo e il movimento che scaturisce in una danza per Dio. Per Wow, dirla in breve, per dirla in io breve. non avrei detto meglio, però aspetta, veniamo subito a voi perché qua Esatto. i protagonisti siete voi qua per noi. Allora, come sapete, noi siamo molto curiosi ultimamente e andiamo Sempre. subito alle domande, ma come vi state preparando per il Natale? Suppongo che avete già fatto il presepe. Beh, mi auguro. Penso proprio di sì, insomma. Noi l'abbiamo fatto, l'albero già distrutto Dalla bambina. dalla Comunque, bambina, svariate volte. a proposito del presepe, se lo avete già fatto, che ecco, immaginiamo di sì, andate sulle nostre pagine social, su Facebook, Instagram, eccetera, perché abbiamo una challenge. Esattamente, c'è in ballo una challenge che si chiama e si intitola Il Natale è. E noi vogliamo sapere la vostra, no, interpretazione, ma come lo vivete voi? Che cosa è per voi Natale? E lo potete esprimere in una foto, in un video, in una posa, in qualunque modalità, in un dipinto, come lo spirito vi suggerisce di condividerlo con noi. Ecco, quindi mi raccomando, andate. Guardate e partecipate alla nostra challenge perché così condividiamo e siamo in comunione. Esattamente. Allora, però adesso Adesso andiamo dobbiamo subito. cominciare a prepararci per questa puntata. Sì, che questa puntata sarà l'ultima dell'anno, ma non l'ultima della stagione. Torniamo Assolutamente no. presto, torniamo a gennaio, Il eh? 2022 ci aspetta già con il fuoco. Allora, questa puntata ci avrà invece di uno, siccome è Natale, vi regaliamo un altro, Esatto, due temi. due temi principali che sono i due pilastri della nostra carta di fondazione che ci mancavano, diciamo, da trattare insieme a voi. Per cui tenetevi forte, preparate i cuori, preparate le vostre menti E le e orecchie. le orecchie, certamente. E cominciamo anche questa puntata con un canto di invocazione, così che possiamo veramente aprirci a tutta la grazia che Dio vorrà donarci questa sera.
Eccoci tornati dopo un meraviglioso canto che speriamo abbia aperto anche il vostro cuore. Allora, cominciamo a parlare di questi due temoni giganteschi di cui parleremo questa sera. Allora, sono per il cristiano veramente due fondamenti e sono la provvidenza e l'umiltà. Ragazzi, stasera veramente reggetevi forte, sedetevi comodi perché ne sentiremo veramente delle belle. Ma senza dilungarci troppo a parlarne noi, lasceremo la parola ad una delle nostre carissime docenti che si è preparata per voi questa sera. Vai, parlacene tu. Allora, oggi abbiamo con noi per parlare appunto di questi due temi a Federica. Lei è la docente una docente della sede di Foggia, della Holy Dance, e in più, per chi non lo sapesse, è la dolce voce della nostra sigla di questo programma di radio. Quindi, senza allungarci di più, vi lasciamo con Federica. Ciao a tutti. Per capire bene cos'è l'umiltà, ho consultato il dizionario e ho trovato scritto: mancanza di orgoglio, di superbia, virtù di chi riconosce e accetta i propri limiti. Atteggiamento rispettoso, sottomesso. Caratteristica, condizione di ciò che è semplice, modesto e povero. Poi ho letto parte della nostra carta di fondazione, proprio quella specifica dell'umiltà, e ho trovato scritto questo: l'artista cristiano è chiamato a vigilare per non valutarsi più di quanto conviene, ma in modo saggio e giusto, comprendere la verità di se stesso, scoprendo i propri talenti e limiti. Non mettiamo il movimento del nostro corpo al centro e non lo rinchiudiamo nella paura e timidezza, ma impariamo ad interagire con il movimento degli altri. È grazie al corpo che scopriamo il mondo, e il mondo ci si offre come opportunità per esercitare la nostra espressività, come un dono arricchente per noi e per gli altri. Quindi potremmo dire che l'umiltà è la prima porta che apre poi tutte le altre porte della nostra vita e ci dice chi siamo. È un pilastro, sì, di questa nostra associazione, ma penso anche proprio della vita del cristiano, ma oserei dire ancora di più, proprio un pilastro della vita dell'uomo. Se siamo umili vuol dire che sappiamo chi siamo, che conosciamo le nostre forze, debolezze, anche i nostri vuoti. E tutto questo è avvantaggiato, ovviamente, se ci mettiamo in relazione, perché chi ci sta accanto ci fa scoprire i nostri limiti e l'umiltà ci permette di accettare sia il modo in cui ci vengono detti e sia i limiti stessi, e riuscire così a farli diventare poi punti di forza. Non per dire io sono così e non cambio, chi mi ama mi accetta così, altrimenti ciao, ma trovando il buono anche in questi limiti. Romano Guardini, che è un presbitero e teologo, nell'opera intitolata Il Signore, dice: non confondiamo l'umiltà con l'onestà. Quando io riconosco i meriti di un altro, quando io mi piego davanti alla grandezza di un altro, non faccio altro che riconoscere la verità, quindi sono onesto. Ma quando mi piego verso qualcosa di più piccolo di me, sono umile. Dio è umile in questo senso. Egli che era grande si è fatto piccolo. E nel secondo capitolo dei Filippesi troviamo scritto: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso, facendosi obbediente. E mi soffermo velocemente solo su due passaggi di questi versetti. Tesoro geloso l'uguaglianza a Dio. Spesso la nostra appartenenza ad un gruppo, a un movimento o alla stessa Holy Dance arriva dopo un po' di anni, dopo delle esperienze forti o magari dopo il vero sì al progetto. E ovviamente non ci dobbiamo mai dimenticare che c'è chi ci tenta. E uno degli attacchi che fa
è proprio il sentimento di superiorità, ovviamente sentimento contrario all'umiltà, derivante proprio dall'appartenenza a questo gruppo. Penso ad alcuni motivi, magari per la storia del gruppo, o per il nome del fondatore, o per le esperienze fatte in questo gruppo. E un altro riferimento di questi versetti è facendosi obbediente. Perché l'obbedienza è una delle caratteristiche che aiuta ad essere umili. E obbedire presuppone la fiducia a chi è superiore, l'ascolto e anche la messa in pratica di quanto ci dice questo superiore, anche quando è contrario o diverso dal nostro pensiero. Prendo spunto anche dal 7° capitolo della regola di San Benedetto, regola che riporta 12 gradini dell'umiltà che portano al paradiso. Io ve ne citerò velocemente 3. Il secondo dice reprimere la propria volontà, e aggiungo io, che significa positivamente fare la volontà di Dio morendo un po' a se stessi e superando il narcisismo. E continuo con un altro passaggio della nostra carta di fondazione. Consapevoli che senza Gesù non possiamo fare nulla, offriamo a Lui tutto ciò che siamo e che abbiamo. Il 7° gradino dice credere non solo a parole, ma col cuore che siamo peccatori. E aggiungo io, e che quindi abbiamo bisogno di Dio e non possiamo camminare da soli. Ed infine il 9° gradino dice dominare la lingua osservando fedelmente il silenzio. E qui non aggiungo altro. Il dizionario invece alla voce provvidenza riporta azione costante esercitata da Dio sul mondo creato. Quindi potremmo dire che è il modo in cui Dio si prende cura di noi. E come un fiore cresce e non sa neanche lui come fa e perché, così Dio continua ad innaffiare la nostra vita di grazia, di benevolenza, di forza, di gioia, di doni, e noi spesso neanche ce ne rendiamo conto. Quello che differenzia l'uomo dalla pianta è l'intelligenza. Quindi siamo chiamati all'apertura, alla predisposizione del nostro cuore per accogliere la provvidenza. E l'aspetto più bello della provvidenza è proprio che è un fiume riversato sempre e per sempre su tutti. E noi, non accorgendocene, non perdiamo questi doni, ma perdiamo l'occasione di gioirne. La Divina Provvidenza la potremmo paragonare ad una banca che dà a piene mani senza chiedere mai garanzie o interessi. Don Orione disse: «La nostra vita sta meglio nelle mani di Dio che nella nostra. Essere figlio della Divina Provvidenza significa essere figlio della fede. Dalla fede sgorga la vita». Quindi fede e fiducia. E questo atteggiamento Don Orione più volte suggerì di assumerlo pronunciando una piccola parola che però illumina potentemente il nostro cammino di vita. Fiat, sia fatta la tua volontà. E ovviamente, pensando all'umiltà e alla fiducia, l'esempio più grande e più bello è Maria. E infatti il primo atto di umiltà di cuore è avere un basso concetto di sé, ed è questo proprio quello che fa Maria. Infatti quando incontra Elisabetta, Elisabetta le dice «Benedetta tu fra le donne!» E invece Maria riporta le lodi sempre a Dio, mai a se stessa, e dice «L'anima mia magnifica il Signore!» Che è un po' come se avesse detto «Elisabetta tu lodi me, ma io lodo il Signore!» a cui solo è dovuto l'onore. E termino con le parole di Don Orione. Fiat. Pronunciatela questa soave parola, o figli e amici miei. Pronunciatela ad ogni respiro, ad ogni battito del cuore, ad ogni movimento delle labbra. Dio la comprenderà sempre nel modo in cui volete che Egli la comprenda.
ora come preghiera, ora come atto di fede nel dubbio, come atto di speranza nel timore e sempre come atto di amore. Ascoltare vuol dire crescere, aprire finestre sul futuro. Saper osservare vuol dire vivere, aprire le porte al mondo vero. E vuol dire accorgersi quanto si potrebbe fare se ognuno sapesse rinunciare. E vuol dire accorgersi di quanto nel mondo c'è da fare, quanto sei disposto a dare. Grazie Federica per le tue belle parole, perché per continuare col discorso sono provvidenza, sono un regalo, un dono che ci porteremo sicuro in questo tempo di preparazione per il Natale, ma anche più avanti. Certamente, certamente. Hai detto veramente delle cose molto belle che fanno molto riflettere. E mi hanno colpito diverse cose che dicevi, una delle quali è quando dici: se siamo umili sappiamo chi siamo, no? E nella sua semplicità questa frase è veramente profonda, perché è vero, l'umile è quello che conosce, come dicevi tu, i propri limiti ma anche i propri punti di forza, no? E non ha paura né di mostrare gli uni né di mostrare gli altri, perché è consapevole che tutto quello che ha, che tutto quello che è, gli è stato donato da Dio, quindi non ha bisogno di apparire in un modo diverso, no? Rispetto a come invece Dio lo ha creato. E questo è bellissimo poi quando dici che questo si vede e si scopre nelle relazioni, no? Perché è l'altro che Dio ci ha messo davanti, che ci fa scoprire di più, che ci fa scoprire meglio chi siamo, ma anche qual è il nostro scopo, la vocazione della nostra vita. Quindi veramente ripeto quello che diceva Angel, sei stata veramente provvidenza per noi questa sera, e queste parole ci accompagneranno sicuramente fino al Natale, ne faremo tesoro. Grazie. Grazie ancora Federica. E adesso passiamo invece alla testimonianza di uno degli allievi della sede di Palestrina. Lui si chiama Vinicio, e viene da Brasile. Adesso si presenterà un po' lui. E lui è passato di essere il papà di due bambine, due ballerine, ad essere, non posso svelare troppo, ma protagonista, ballerino all'interno della Holy Dance. E quindi ecco, senza allungarmi troppo, vi lasciamo con Vinicius. Salve a tutti, mi chiamo José Vinicius da Silva, tutti mi chiamano Vinicio, ho 33 anni, sono brasiliano, ho una moglie e due figlie. Mia moglie si chiama Silvia ed è una allieva dell'Holy Dance come me. Mia figlia più grande di 10 anni si chiama Maria Elisa, e la più piccolina Isabella di 8 anni. Posso dire che ho molti limiti, tanti di questi facili da individuarli e altri che scopro andando avanti nella vita spirituale come in quella materiale. Riscopro sempre che c'è qualcos'altro. Allora, io sono molto introverso e questo mi limita tanto. Allora, in diversi aspetti, come la insicurezza, la timidezza
e mettermi in mostra mi crea un vero senso del bloccaggio, che mi sento bloccato. E posso affermare in gran voce che il percorso che sto facendo ora nell'Holy Dance mi sta togliendo dei grandi paletti, dei miei limiti, perché mi sento in un'area protetta. Di più, guarda, so che sto in un'area protetta, ed un posto dove vengo corretto e non mi sento giudicato. E per me poter lavorare al massimo delle mie capacità, che non sono tante, questo mi solleva tanto, tanto mentalmente come psicologicamente. E ripeto, questo percorso con Sorana nell'Holy Dance mi sta aiutando tanto a superare i miei limiti. Poi pensando nella umiltà, penso che il grande senso dell'umiltà sta nel riconoscere che noi abbiamo bisogno uno dell'altro. E quando entriamo in questo concetto di vita, impariamo a donare con amore e a ricevere con amore. E per me questo vuol dire tanto. E se qualcuno mi chiedesse se mi sento una persona umile, partendo dal concetto che dico io, no, potrei dire di no, che non mi sento ancora una persona totalmente umile, pensando quanto ci abbia donato Dio, quanto ci abbia donato Gesù. Non mi sento ancora preparato per dire che sono umile. E poi nella mia vita, questo mi aggancio nella provvidenza, perché se devo pensare che nella mia vita dopo da sposato, la mia vita è stata tutta una provvidenza. Sono entrato veramente nel mistero della provvidenza. Ogni cosa che accadeva era una provvidenza. Mi sono abbandonato alla provvidenza, riconoscendo che io dovevo dare sempre il mio massimo, qualunque cosa essa fosse. Io dovrei dare il mio massimo per avere la provvidenza. Allora non mi sono mai risparmiato, tanto nel lavoro come nei miei compiti, non mi sono mai tirato indietro. E tutte le volte che mancava qualcosa, tutte le volte ci arrivava la provvidenza, tanto nella bolletta, nella spesa, nella salute. La provvidenza ci ha sempre benedetto in ogni circostanza. E questo io posso affermare fortemente. Sapersi informare vuol dire evolversi dal superficiale al profondo. Saper aiutare vuol dire muoversi, volersi sporcare per il mondo. Vuol dire accorgersi quanto si potrebbe fare se ognuno sapesse rinunciare. Vuol dire accorgersi
accorgersi di quanto nel mondo c'è da fare, quanto sei disposto a dare. Grazie Vinicius, grazie per le tue parole e grazie del tuo intervento, perché quando te l'abbiamo proposto sapevamo che sei introverso e quindi forse ti sarebbe costato di più. Invece con la tua umiltà subito hai detto di sì a partecipare per questo programma radio con la tua testimonianza, e niente, ti ringraziamo molto davvero, veramente tanto Vinicius, grazie. E adesso invece andiamo ad ascoltare una voce, non te la prendere Vinicius, però un po' più giovane. E andiamo ad ascoltare Giulia, che fa parte sempre del gruppo, diciamo, delle adolescenti della sede di Palestrina, che ci racconterà un po' il suo punto di vista, quindi come una ragazza giovane e vive all'interno della sua realtà queste due grandi tematiche di vita, che sono la provvidenza e l'umiltà. Ascoltiamo Giulia. Gli Alfa Amicizia dicono: ciao a tutti, sono Giulia, ho 18 anni, sono una studentessa del liceo scientifico e frequento i corsi di danza della Holy Dance da circa 9 anni. All'interno di questa scuola abbiamo affrontato vari percorsi riguardanti la fede e l'accettazione di sé, grazie ai quali ho imparato a riconoscere le mie capacità e i miei limiti. E la consapevolezza di questi due aspetti per me è fondamentale per apprezzarsi senza però sentirsi né migliori né inferiori agli altri. Infatti per me l'umiltà è questo, e la Holy Dance mi ha aiutato molto nel migliorarla, perché all'interno delle lezioni è inevitabile il confronto con le altre, però questo non spinge a rivalità e divisione, anzi il contrario, perché la comunione che c'è all'interno del gruppo ci porta ad aiutarci e a sostenerci, quindi il successo di una è un successo per tutto il gruppo e non è motivo di invidia, e questo per me è una cosa unica e magnifica. E infatti l'umiltà porta anche all'altruismo, all'amore verso il prossimo, e di questo abbiamo tantissimi esempi che potremmo seguire, però il primo fra tutti è Gesù stesso, che lava i piedi ai suoi discepoli per dimostrare l'amore che prova nei loro confronti e per spronarli a fare lo stesso verso il prossimo. Ed è questo che anche io cerco di fare tutti i giorni, ma ovviamente non è facile, per questo chiedo sempre aiuto al Signore, perché mi aiuti a sostenere situazioni che altrimenti da sola non riuscirei ad affrontare. Per esempio, tempo fa ho avuto una discussione piuttosto grave con delle amiche e ho pregato affinché il Signore mi suggerisse le parole da dire, proprio perché la mia rabbia non andasse a peggiorare la situazione. E così, quando ci siamo incontrate, invece di sfogare su di loro tutta la mia rabbia e tutta la mia delusione, ho iniziato a dire cose che mai mi sarei sognata di dire, e ho anche pianto, e per me è stata una cosa sorprendente, visto che sono una persona che ha molta difficoltà a mostrare ciò che prova. E quindi quando sono tornata a casa mi sono resa conto che in realtà non ero io a parlare, ma era la provvidenza divina che mi donava le parole, che quindi proprio per questo sono sicura abbiano funzionato. Bella la nostra cara Giulia, grazie per le tue parole, ma soprattutto volevo sottolineare, cioè più che altro volevo dire che mi stupisce sempre come queste ragazze e si rendano disponibili, no? A testimoniare agli altri, e questo secondo me è una grande prova di umiltà, perché l'umile è colui che serve, e loro sono consapevoli dei doni che hanno ricevuto da Dio e non se li tengono per loro, no? Ma li danno agli altri, quindi si rendono serve, diciamo, degli altri, portando al di fuori di loro stesse quello che Dio ha donato a loro. Quindi questo secondo me è una cosa meravigliosa e che spesso mi stupisce, no? Perché mi rendo conto che comunque l'età è un'età molto complicata che abbiamo attraversato tutti, insomma,
Ed è molto bello che Dio si sia fatto vivo in queste esperienze e che quindi queste ragazze siano così pronte a portare la gioia di Dio agli altri. Mi aggancio ad una cosa che dicevi tu, Giulia, che dicevi che il primo esempio di umiltà è Gesù, no? Che ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Ancora prima di quello, in realtà, e ci stiamo avvicinando proprio al tempo che ne è testimone. Gesù si è fatto proprio più piccolo di tutti, no? Lo sappiamo, nascendo in una grotta, nella povertà assoluta. E in questo ci agganciamo appunto al Natale che stiamo per vivere, per il quale ci stiamo preparando. E quindi ti ringraziamo un'altra volta, Giulia, e adesso però, parlando di piccoli. Parlando di farsi piccoli, passiamo davvero a quelli più piccoli della nostra scuola, che ci daranno anche la loro, ecco, questa non è piccola, la loro grande esperienza, Sì. perché ci stupiscono sempre. Ascoltiamo il loro punto di vista. Il piccolo punto di vista. Isabella, hai mai ricevuto un regalo da parte di Gesù che non aspettavi? Che Non cosa? mi sono mai aspettata che arrivava una nuova cuginetta. Maria Elisa, hai mai ricevuto un regalo da parte di Gesù che non ti aspettavi? Quale? Sì, un regalo che non mi sono aspettata da parte di Gesù è che ho preso una bella LA all'interrogazione di storia. E tu, Isabella, hai mai fatto un regalo a qualcuno da parte di Gesù? Che cosa? Sono andata al compleanno di Flavio e gli ho fatto un regalo. Anche se eravamo impegnati, ci siamo andati perché sapevamo che non tutti andavano al compleanno di Flavio e quindi noi ci siamo andati. E tu, Maria Elisa, hai mai fatto un regalo a qualcuno da parte di Gesù? Che cosa? Sì, ho fatto un regalo da parte di Gesù che ha aiutato un'amichetta a scuola perché era molto triste. Per me c'era una storia, ma non la leggevo. Nelle mie mani solo segni tra la polvere. Non li capivo, ma non cambiavano. C'era una luce accesa lì dentro di me. A me. Su questa strada c'è il mio destino. Lasciare perdere o decidere di crederci. Mi gioco tutto su questo cammino, il mio cammino. Cos'è questa libertà che in me porta al punto che mi fa sognare. Se
Eccoci di nuovo qua. E adesso per finire, dulcis in fundo, vi presentiamo la nostra fondatrice, Suor Anna Nobili, che ci farà un commento della tematica di oggi e ci lascerà un bellissimo augurio per questo tempo di Natale a noi e a voi tutti i radioascoltatori. Quindi aprite bene i cuori per portarci appunto queste sue parole preziose. Buon ascolto. Salve a tutti, sono davvero felice di essere qui con voi per vivere momenti sempre unici, speciali. Il tema di questa sera che mi colpisce tanto è l'umiltà, è un tema caro a me, proprio perché il cuore ne ha sempre bisogno. Ed è un po' come riconoscersi figli semplici, come i bambini, amati dal proprio Padre Celeste, e perché amati ci possiamo sentire una meraviglia stupenda, ma anche siamo figli fragili, e questa è l'umiltà, riconoscere la propria fragilità e che portiamo dentro di noi sempre quel segno della finitudine, ma nel cuore un desiderio forte di quell'infinito che non ci possiamo dare noi, e nemmeno le relazioni più care, più profonde ci possono nutrire, e sono segno della divinità. Ecco, per questo crediamo nella provvidenza. Dio provvede in ciò che ci manca, non solo nelle cose materiali, ma anche in quelle spirituali, morali. Siamo figli piccoli, semplici, amati. E il Padre nostro non ci abbandona mai, anche se andassimo per valli oscure, strade difficili, sentieri duri, la sua mano provvede sempre. Sapete, un giorno non avevo soldi nel borsellino e ero fuori dalla porta della sede madre dell'Holy Dance qui a Palestrina, e mentre stavo sbattendo alcuni stracci, ecco, vedo per terra davanti a me 5 euro. E dicevo, mamma, ma questi 5 euro come mai sono qui? E poi 50 euro sospese nel vento, quel vento leggero. Rimasi senza fiato, non tanto per i soldi in sé, ma per l'accaduto che davvero sembrava surreale. Era domenica, non c'era in giro nessuno, un'anima viva. Allora mi è venuto in mente quella manna nel deserto, vi ricordate? Ecco, Dio ne dava quanto ne bastava al suo popolo, e per quel giorno, e se provavano a prenderne di più per conservarla, si marciva. Ecco, così avviene quando non ci fidiamo di Dio nelle relazioni, e quindi lo possediamo tutto quello che c'è intorno a noi per paura di non avere abbastanza affetto, amore, comprensione. Ecco che finiamo per perdere le persone che stimiamo di più. A volte anche perdere, ci sembra di perdere Dio, anche se Lui poi non ci abbandona mai, perché Lui sì che è fedele. Allora vieni, Signore Gesù, ecco, in questo Natale che è alle porte, ecco, vieni a nascere nei nostri vuoti, Gesù, nei vuoti del nostro cuore, nelle nostre fragilità. Tu sei nato non in una reggia, in una stalla di cattivi odori, fredda. Ecco, vieni in quelle zone fredde della nostra anima, in quelle zone che puzzano di falsità. Ecco, perché tu vuoi la nostra felicità. Non stai a contare i nostri peccati, le nostre fragilità. Tu ci vuoi felici, Gesù. Ma cosa c'è di più bello che ci dà gioia vederti nascere, rinascere ancora nei nostri cuori? Vieni, Signore Gesù. Vi abbraccio, vi saluto tutti e a presto. Venite, venite, venite.
Grazie Sor Anna per questo magnifico augurio che ci fai e grazie per le tue parole, perché sapevamo essere delle perle preziose che porteremo sicuramente con noi, che serviremo nel nostro cuore. Ma tu perché stai facendo questa faccia? Perché sono un po' triste che finisce anche oggi questa puntata. Ho capito, ma prima o poi deve finire. Abbiamo passato una bella serata. Sì, meno male che la prossima sta qua dietro l'angolo. Perché adesso tra una festicciola e l'altra Natale passa così, vola. E il 10 gennaio ci rincontriamo per la prossima puntata, che è la prima puntata del 2022 e sarà un anno pieno di novità, perché avremo tantissime nuove rubriche dietro le quinte, diciamo dal palco alla platea. Sì, ma non sveliamo tutto. No. Lasciamo qualche sorpresa. Volevo solo dire di stare attenti a tutti, perché adesso coinvolgeremo molta più gente, molti più ospiti, e quindi nessuno si salverà dalla nostra chiamata. Che detto così fa un po' paura. Comunque ne approfittiamo anche per ringraziare il nostro caro Don Roberto Fischer. Grazie Don. E questa radio, Radio Fra le Note, che è la radio che ha il colore del cielo. E vi ricordiamo di seguire il palinsesto di questa radio, che è fantastico, ragazzi. Ci sono tantissimi programmi spettacolari. C'è Spotify, che è un nuovissimo programma con i ragazzi del Dopo Gresima, con Don Vale, e c'è Hakuna Matata, c'è Lunedì in Don, c'è DJ Ospite. Ce ne sono veramente, veramente per tutti i gusti, a tutte le ore. Promemoria, ecco. Il direttone del 21. Del 21 dicembre, bravissimo, grazie. E sarà una giornata di diretta mega galattica in cui tutti appunto i presentatori avranno il loro spazio e saremo proprio in preparazione e in augurio del Natale, quindi sarà veramente veramente una bella giornata di diretta, quindi non perdetevela, mi raccomando. Sarà un vero dono, un vero regalo. E a proposito di doni di provvidenza, vi volevamo ricordare appunto che siamo un'associazione di promozione sociale, e quindi per questo accettiamo la vostra provvidenza. Quindi entrate, seguiteci sui social prima di tutto, e lì troverete tutte le istruzioni per come appunto fare qualche dono. Esattamente. E poi vi ricordiamo che le donazioni che voi ci fate hanno sicuramente lo scopo anche di provvedere alle necessità dell'associazione, ma soprattutto di sostenere tantissimi progetti appunto di promozione sociale che noi stiamo mettendo in campo, a partire da progetti nelle carceri, progetti con i bambini, l'adozione a distanza, tantissimi, veramente tanti progetti che sono possibili grazie al vostro aiuto. E vi ricordiamo anche la danza online con Suor Anna, che sono veramente momenti di profondità, di conoscenza di se stessi, di riscoperta del proprio corpo, e anche come strumento di lode di Dio. Ecco, veramente non perdetevi l'opportunità di partecipare a queste nostre attività. E per finire, per ultimo, vi facciamo davvero tanti auguri di un buon Natale, che sia un tempo di tanto amore, sì, di pace nel vostro cuore. Vi auguriamo veramente di viverlo con la vostra famiglia, e ci auguriamo anche a noi di imparare da Gesù a farci piccoli come lui si è fatto piccolo per noi. E con questo vi abbracciamo da quel di Palestrina e ci rivedremo il prossimo anno. Tanti auguri di buon Natale e ci vediamo presto. Buonanotte a tutti. Buonanotte, un bacio.